Ciao, sono Federico e ho 28 anni. Ciao, sono Roberto e ho 52 anni. In realtà penso di averlo sempre saputo, l'ho avuto la consapevolezza più o meno a 21 anni. Anch'io credo di averlo sempre saputo di essere omosessuale. È proprio una questione di accettazione. Credo però di averlo capito, abbastanza presto, già verso i 14 anni. Arrivare alla consapevolezza è stato difficile perché ci sono molte pressioni dal punto di vista sociale, culturale, religioso, per cui mi sentivo indottrinato a seguire la massa e quindi a avere la fidanzata, fare una famiglia e arrivare alla consapevolezza di poter essere ciò che ero veramente ci ha messo un po'. Per me invece non è stato così difficile arrivare a consapevolezza. Ho sempre avuto tanti amici intorno che mi hanno bene o male accettato per quello che sono. Quindi è stata una cosa più graduale, quindi un passettino per volta. Sicuramente sono arrivato a questa consapevolezza e sono riuscito ad accettarlo di buon grado. Diciamo che quando l'ho realizzato ero fidanzato con una ragazza e quindi la persona a cui l'ho detto per prima è stata lei e la reazione non è stata proprio entusiasmante. Dopo di lei l'ho detto ad alcuni amici e infine l'ho detto a mia mamma anche. Anch'io prima l'ho detto alla mia migliore amica, sicuramente è stata la prima persona a saperlo. Poi sono stati tutti degli altri amici, c'è chi l'ha saputo direttamente da me, c'è chi l'ha capito, c'è chi me l'ha chiesto, ma in genere chi te lo chiede è perché lo sa già e ha già accettato questa cosa, per cui non si fa problemi. Proprio l'ultima persona a averlo saputo è stata mia mamma. In realtà non era una paura, era più che altro, penso, una questione di omofobia interiorizzata. Io sono nato negli anni 60 e quindi quando avevo 10-12 anni non c'erano grossi modelli da seguire. La società, era abbastanza giudicante. Io mi ricordo ancora che per strada, quando si vedeva qualcuno, si faceva questo gesto per indicare quello lì è un orecchione. Quando io ho dichiarato, diciamo, fatto coming out, stavo già con il mio attuale compagno, per cui sono stato anche accompagnato in questo percorso. La situazione sociale sicuramente era diversa, comunque se ne parlava già di più, era più, non dico più semplice. Allora la paura più grande forse era quella di non essere accettati dagli altri, cosa che poi in realtà non è avvenuta. Però uno ha paura di questo, del giudizio degli altri. Educare, educare, educare. Quando giochi con una bambola, non fare la femminuccia. Quando giochi tu bambina con una macchinina, non fare il maschiaccio. Cioè, purtroppo lo sentiamo quotidianamente. Se un bambino maschio vuol giocare con una bambola, cioè fatelo giocare con una bambola, non è che diventerà per forza gay. Sì, bisogna assolutamente aumentare proprio l'educazione, proprio anche fin dai bambini più piccoli, c'è anche all'asilo, l'educazione all'affettività, al diverso, anche educazione sessuale, secondo me sono tutti argomenti che bisogna potenziare. Gli direi di non preoccuparsi perché comunque si può vivere benissimo, si vive benissimo, di dirlo prima possibile a tutte le persone che gli vogliono bene, che gli stanno accanto, perché se gli vogliono bene veramente è molto più semplice vivere le cose. Prima lo dice, meglio è perché si toglie un peso che lo fa vivere più leggero di sicuro. Esatto, sicuramente di comunicarlo, che non è sbagliato lui, assolutamente, anzi, è normale quello che gli sta accadendo, anche avere paura è normale, ma bisogna riuscire per crescere a superare questa paura, che poi non può succedere niente, cioè, è difficile che succeda qualcosa di brutto, assolutamente, sì. C'è un'associazione di avvocati che si chiama Rete Lenford a cui far riferimento se qualcuno subisce degli abusi di qualsiasi tipo oppure delle discriminazioni, si può sempre rivolgere a questa associazione.